E benvenuti, bentornati su Florence International Radio, la notte del mistero, appuntamento ormai consueto del giovedì sera alle 21.30. Un argomento, quello di stasera, molto interessante, e io a questo punto passerei direttamente la parola al Deus Ex Machina di questa sera, Emanuele Sant'Andrea, buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Allora, questa sera avremo una puntata assolutamente fuori dal comune, è l'ultima della trilogia Anonimo, che poi è diventata in realtà una quadrilogia, perché l'ultimo gruppo di anonimi, quelli intervenuti nell'85, diciamo subito dopo il delitto degli Scopeti, erano talmente tanti che il professore ha deciso di dividerla in due. E quindi oggi ripartiamo da dove abbiamo interrotto la puntata precedente. Ovviamente la raccomandazione è sempre: mettete a letto i bambini, allacciate le cinture di sicurezza e tenetevi forte, perché cercheremo di raccontarvi fatti assolutamente inediti. Poi sarete voi ovviamente a decidere se, a vostro parere, questi fatti possono avere a che fare con la storia del mostro oppure no. Noi qui non facciamo mostrologia cotto e mangiato, diamo soltanto gli elementi, diamo solamente gli ingredienti, e poi saranno i nostri tre cervelloni invitati questa sera a dirci un po' che cosa ne pensano. Quindi inizierei a presentare le nostre tre menti. Il professor Valerio Scrivo, criminologo da Pisa. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Ovviamente il professore non ha bisogno di presentazioni, ha scritto un bellissimo libro e poi è ospite in diverse trasmissioni da molti anni, è uno dei massimi esperti a livello italiano e direi anche mondiale del caso del mostro di Firenze, e non solo, perché poi ovviamente il professore, avendo studiato criminologia, si è dovuto, come dire, non sulla sponte certo, ma per necessità, occupare anche dei grandi serial killer che hanno insanguinato la storia più recente. Poi abbiamo la nostra dottoressa da Borgo San Lorenzo, dal Mugello, Lisa Sequi. Ciao, buonasera. Una ricercatrice che è sempre in giro a investigare e a trovare nuovi spunti. E poi questa sera, per la prima volta, abbiamo con noi Cristiano De Micheli, scrittore, che ha recentemente pubblicato un libro sul mostro di Firenze. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti. Buonasera. Hai per caso con te il tuo libro? Sì. Lo mostro qua, con l'oscuro desiderio, un profilo del mostro di Firenze. È edito da Rogas, uscito a ottobre. Come sta andando? Ma chiaramente sulle vendite non si può ancora sapere nulla. Diciamo a livello di riscontri, di risposte, bene, direi, anche da critici piuttosto severi, come sono tutti gli appassionati del caso, severissimi direi, ho ricevuto comunque dei riscontri positivi. E professore, lei ha letto il libro? No, purtroppo no, non ho avuto modo di leggerlo ancora. Allora arriverà sicuramente. Mi dispiace, ma rimedierò. Arriverà sicuramente un'ottima critica. Benissimo, allora io partirei subito in tromba con gli argomenti della serata, ma prima vi ricordo che per intervenire in diretta potete, anzi dovete, comporre lo 055 2477 985. Questo è il numero per chi chiama ovviamente da Firenze. Per chi chiama invece da fuori Firenze, il numero è 055 24 77 985. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di titillare la campanella in maniera tale che verrete automaticamente avvisati ogni qualvolta un nuovo video verrà pubblicato. Anonimi 85, seconda parte, tutti gli anonimi, o meglio, una disamina, quelli che noi abbiamo scelto e che abbiamo ritenuto più importanti, abbiamo cercato di raccontarveli. Nella prima parte abbiamo già abbondantemente parlato di quegli identikit e di quegli avvistamenti dei quali mai nulla si era saputo e mai nulla era trapelato al di fuori della stretta cerchia dei diretti interessati, per così dire. Questa sera nuove rivelazioni. Io partirei allora dal primo,
anonimo. Su questo abbiamo lavorato moltissimo con Francesco Cappelletti, perché quando iniziamo ad avvicinarci, come dire, a questo argomento, che erano appunto gli anonimi, su indicazione del buon Nino Filastò, l'idea fu: andiamo a cercare quelli più, anche i più nascosti, no? Quelli di cui si è parlato meno. E a un certo punto, scartabellando, ci siamo trovati per le mani una singolare storia, datata 11 settembre 1985, quindi siamo a pochi giorni, a una manciata di ore dall'ultimo delitto di Scopeti. E che succede? Succede che l'11 settembre una guardia giurata, di cui ovviamente non faremo il nome perché non è questa la sede in cui fare questo nome, contatta i carabinieri di Prato, perché questa persona abitava a Prato, e di là gli risponde il famoso maresciallo Amore e dice: maresciallo, guarda, io vi devo dire delle cose relativamente alla storia del mostro di Firenze. Allora viene convocato in caserma al nucleo operativo di Prato e, alla presenza del comandante del nucleo, che è il tenente Fichera, questo signore, questa guardia giurata, racconta un fatto, devo dire, molto insolito. Questa persona dice, ora io vado a braccio perché non voglio stare qui tutta la sera a leggervi i verbali, quindi magari se sbaglio qualcosa mi correggete, non c'è alcun problema. Per farla breve, questo signore dice: guardate che io nel luglio del 1981 sono andato a Travalle, sono entrato in un bar perché facevo il turno di notte, erano circa le 23:30, mi sono fermato in divisa, quindi è una guardia giurata, in divisa con pistola, entra in un bar perché a prendere un caffè, è normale, no? E dice: mentre io ero nel bar, sono stato avvicinato da una persona alta circa 1,80 m, biondino, rossiccio, spalle larghe, petto in fuori, gambe un po' arcuate, rossiccio sia in viso che sui capelli, il quale mi dice, si mette a parlare con me di armi, mi chiede informazioni sulla mia pistola di ordinanza e a un certo punto estrae dalla tasca delle cartucce calibro 22 e me le offre dicendomi: se sei interessato te ne posso portare ancora. Io di queste ne ho, cito testualmente, 500 o 600. La guardia giurata a quel punto ha finito di bere il caffè, saluta il suo, diciamo, singolare interlocutore che sta sorseggiando una birra, quindi siamo nel luglio dell'81, e se ne va con in tasca queste tre cartucce. Ora, la cosa interessante è che questo signore, questa guardia giurata, nell'85 si ricorda di questo evento avvenuto 4 anni prima e consegna anche le tre cartucce. Perché ha solleticato il mio interesse? Perché le tre cartucce in questione sono descritte come ossidate. E allora, insomma, anche il luogo è strano, perché luglio 81, quindi un mese dopo il delitto di Mosciano, ma 3 mesi prima del delitto di Travalle, questo strano incontro avviene proprio a Travalle, in un bar che è all'angolo con Madonna del Gesù. E allora chiedo a voi, partendo da Lisa, se secondo te vale la pena di approfondire questo signore. Assolutamente sì, e mi vengono in mente due aspetti: uno relativo all'ossidazione dei proiettili, quindi avrei voluto fare un'analisi
più accurata di questi proiettili per vedere se poi si venivano ritrovate le famose tracce di zinco, calcio e silicone. Ok. E l'altro aspetto, perché la guardia giurata non riporta come mai questo interlocutore possiede questo quantitativo di proiettili, 500-600 cartucce, perché? Certo. Quindi sì, interessante. Ecco, io andavo a braccio, andavo a memoria, ho dimenticato questo. La guardia giurata dice, io poi ricevetti una chiamata e dovetti intervenire perché degli zingari stavano rubando i portafiori d'ottone al cimitero di Calenzano. Quindi questi portafiori d'ottone, che quasi sembrano dei giganteschi bossoli, mi sono chiesto, ma professore, lei che ne pensa? Non ho capito una cosa, scusa Emanuele. Questo succede nel luglio dell'81. Sì, questa persona va all'11 settembre dell'85 raccontando un episodio. Sì, no, questo l'ho capito. L'episodio è accaduto nel luglio dell'81, hai detto. A quanto dice lui, sì. E gli ha dato 3 cartucce e lui si è tenuto queste 3 cartucce. Sì. Ma sono Winchester Serie H queste cartucce? Sono delle Winchester, sono calibro 22 Long Rifle, e dopodiché noi ci siamo fatti la stessa domanda, abbiamo detto, ma hanno controllato se la punzionatura è di K51? Sì. E non lo sappiamo. Ah, non si sa quindi. Purtroppo no. Non sappiamo neanche se esistono ancora. Ecco. Beh, senti, il soggetto interessante non è questo anonimo che non sappiamo se è mai esistito. È la guardia giurata. Io avrei cercato di capire di più sulla guardia giurata. Cos'è che quello che racconta è vero? Cos'è che non ti torna? Non mi torna innanzitutto che lo dice dopo 4 anni. Perché dopo 4 anni? Lo potevi dire prima. Non mi torna, quando l'11 settembre hai detto? L'11 settembre. Ecco, quindi all'indomani del delitto degli scoperti. Forse questo delitto, siccome ho visto all'indomani di questo delitto, ci sono state veramente tante testimonianze, come se in qualche modo si fosse svegliato un senso civico che pare che prima ci fosse stato meno. Quindi non lo so se anche lui è stato preso da questo senso civico, però mi ricorda anche che più in là abbiamo altre cartucce lì a Pontannicchia, all'ospedale di Pontannicchia, quindi ce ne saranno diverse, un'altra verrà ritrovata poi a San Pierassieve, e ora ci sono troppe cartucce sinceramente e non capisco perché. Non tornano queste cose qui, poi mi sembra strano che un signore, ammesso che sia vera la storia, non credo che il mostro di Firenze si metteva a vendere cartucce così in un bar, a meno che non lo devo vedere come una sfida. Quello che è interessante però è che descrive il soggetto come potrebbe essere. Io non credo che lui avesse informazioni, ad esempio, sull'avvistamento del Bardazzi dell'anno prima. Ah, perché ci assomiglia secondo te? Sembrerebbe. Almeno così a grandi linee, grandi linee. Non so se gli hanno fatto vedere degli identikit a questo signore, per cui poteva dire sì, era questo qui, era questo qui, oppure gli hanno chiesto un identikit. O la cosa è morta là. La cosa non è morta là, perché ha un seguito. Ecco. Però anche a me... Ma questa guardia giurata, scusami, dov'è che va a fare la denuncia? Dunque, questa guardia giurata abita a Prato. E la fa a Prato? Sì, lui contatta il nucleo operativo dei carabinieri di Prato, perché anche se all'epoca Prato faceva parte della provincia di Firenze, aveva già il suo nucleo operativo. Questo lo dico perché ho visto nei commenti che qualcuno aveva detto tempo fa che Prato era sotto Firenze. E no, aveva il suo nucleo operativo, il comandante era appunto il tenente Fichera,
Lo diciamo perché dopo il tenente Figuera diventerà generale comandante della Legione Carabinieri di Toscana. Lo vedrei comunque un po'. Sì, comunque ogni informazione può essere interessante in queste, quando non sai assolutamente niente di questo soggetto. Quindi certo avrei approfondito questo aspetto, anche se non credo che porterebbe, forse non avrebbe portato a nulla. Io, l'audio è disturbato, Vale? Non lo so perché. Io non credo, cioè, o dirò questo mente, o mitomane, o se dice la verità, non saprei cosa dire sinceramente, però mi pare veramente strano che un assassino così, che ha appena iniziato la carriera, è vero che sono, è il suo terzo delitto, però per l'opinione pubblica è il secondo delitto. E, insomma, si fa scoprire così una persona così attenta come il Audio è molto disturbato, Vale? Cioè sotto sì. C'è un rumore di fondo. Anche voi mi sentite male, o solo tu mi senti male? Un pochettino. E non so che farci. Allora io giro intanto la domanda a Cristiana De Micheli. Ma secondo te, l'uomo visto dalla guardia giurata al bar della Madonna del Gesù di Calenzano poteva essere lo stesso nell'81? Poteva essere lo stesso visto da Bardazzi nell'84? Ma tanto, come faceva notare giustamente Valerio, il problema è che questa guardia giurata l'ha detto però nell'85, per cui quando era già avvenuto l'avvistamento di Bardazzi, per cui non sappiamo se, cioè non abbiamo soltanto la sua parola, credo, da questo punto di vista. Quello che a me colpisce di più, devo dire, è il fatto che tu sei al lavoro, uno sconosciuto ti dà 3 proiettili, tu li tieni. Tra l'altro non sei nella tua macchina, sei nella macchina di servizio, cosa fai? Te li metti in tasca, vai a casa, li tiri fuori dalla tasca, li tieni in tasca e li conservi per 4 anni, tutti e 3. Perché? Cioè, è strana sta cosa. È strana. È un po' strana. Ora poi sono più magari per, cioè, senza pensare male, voglio dire, piuttosto appunto una delle tante persone che nell'ondata emotiva del delitto vogliono partecipare in qualche modo, vogliono partecipare, aiutare, anche magari non avendo nulla da per aiutare, ecco. Però sinceramente non, d'altro canto appunto sì, è sicuramente, se fosse vero, se la sua descrizione della persona fosse effettivamente così, ci sono tante, almeno 3 o 4 ricorrenze di questa figura, complessione robusta, stempiato, biondo rossiccio, su 1,75 m, 1,80 m, è una cosa che ricorre effettivamente. Certo, cioè tu dici magari lui semplicemente era all'interno delle investigazioni locali e ha saputo dell'anno prima dell'avvistamento del Bardazzi e si è lasciato un po' condizionare. Influenzare, sì. Certo. Certo. Allora, io vi dico solamente questo, che di questo verbale qui se ne reba una contezza limitata, perché era uno di quei famosi verbali che era reso illeggibile, ed è soltanto grazie a Francesco Cappelletti che siamo recentemente riusciti a recuperare invece una copia leggibile e completa, perché avevamo una pagina sola. Ecco perché si sono aggiunti poi tutti questi particolari, quasi che qualcuno abbia voluto, come dire, nascondere questa parte di storia, ovviamente non gli inquirenti, ma qualcuno che magari ha avuto la possibilità di annacquare la copia originale. È un'idea. Fatto sta che in seguito a questa testimonianza, improvvisamente il brigadiere Amore all'epoca e il nucleo di Prato va a perquisire vigilanti. Quindi l'int investigativo su vigilanti viene fornito proprio da questo da questa guardia giurata che nell'85 fa questo racconto. Io purtroppo non so altro, non so se questa persona gli sono stati mostrati degli identikit, se ha riconosciuto vigilanti, ne parlavamo anche nella scorsa puntata con Francesco, quindi
Non ne ho idea. Ma Vigilanti aveva i capelli rossicci quando era giovane? O non si sa? Sai, magari in quel giorno se li era tinti. Provo a inventare. Però dicevamo, se il dottor Luca Turco avesse ritenuto interessante questa testimonianza, sicuramente avrebbe, a patto che fosse ancora in vita, convocato la guardia giurata per un confronto all'americana, no? Come si dice, oltreoceano. Quindi è rimasta lì questa pista, non è stata approfondita. Forse perché all'epoca anche gli inquirenti è sembrato strano che ammesso. Io ti segnalo che l'audio è sempre disturbato sotto, hai come dell'acqua, Vale? Sì. Però, da casa sentono bene. Ma anche qui non è malaccio, c'è un po' di eco, un po' di rimbombo, ma però va bene. Ok, grazie Dani. Prego. Continua pure, scusami Vale. Mi sfugge cosa stavo dicendo sinceramente. Sì, no, non mi è venuto in mente. Può darsi che gli inquirenti abbiano lasciato perdere questa pista o perché hanno trovato qualcosa di più interessante, quindi sono stati distratti. A parte non l'hanno lasciata perdere, se tu mi dici che poi sono andato sui vigilanti, non l'hanno lasciata. Però non capisco perché come mai hanno pensato a vigilanti, in base a cosa, perché non... la perquisizione, scusami, quando a vigilanti hanno trovato tutte quelle cartucce calibro 22, perché è successo questo, giusto? È successo dopo, però... Le perquisizioni a vigilanti sono più di una. Nella prima, se la memoria non mi inganna, che è del 16 di settembre, nella casa dell'Anile a Prato. Ma di che anno? Dell'85, sì. Dell'85, sì, perché da lì a due giorni gli vanno subito sopra. Mi sembra che in quella perquisizione, però, perdonatemi se sbaglio, non trovino le cartucce, trovino i ritagli di giornale. Poi da qui vanno a casa della madre di vigilanti che sta alle balze e lì trovano altri ritagli di giornale, eccetera. Però almeno un esame tecnico sulle cartucce andava fatto, a meno che non erano talmente differenti che non l'hanno fatto. Cioè che bastava farlo vedere a occhio nudo, non lo so, l'ha detto così. Certo, noi sappiamo che l'H impressa sul fondello delle cartucce del mostro ha un difetto sulla sbarretta di congiunzione delle due stanghette. Questo difetto è dato proprio dall'usura del punzone e in questo modo, con una serie di comparazioni con l'Interpol, si è potuto stabilire che quel punzone lì ha un nome e si chiama VK51. Spesso sentiamo parlare di serie H, in realtà H è stata sul fondello dei bossoli della Winchester calibro 22 per tantissimi anni, ma perché era l'H di Henry, che era il fondatore. Il punzone veniva cambiato grosso modo ogni due settimane, o meglio i punzoni, perché erano delle battiture a 8 alla volta, venivano cambiati ogni due settimane, quindi i proiettili prodotti erano tantissimi. Dopo 5 milioni di battiture, se non ricordo male, il punzone era completamente usurato. E quindi può darsi che abbiano fatto una, almeno avrebbero dovuto quantomeno fare una perizia sui bossoli, ripeto, ma non per la storia in sé, perché se quei proiettili, le cartucce, erano compatibili con quelle dei mostri di Firenze, beh, io avrei attenzionato la guardia giurata, ma non perché poteva essere il mostro, ma poteva essere un emissario del mostro. Potesse che il mostro l'ha mandato avanti per qualche suo scopo, per qualche sua ragione. Ora noi non facciamo il nome. Ovviamente quello che tu dici è, io lo condivido al 300%. Infatti è stato fatto qualche piccolo approfondimento su questa persona e la cosa strana è che questa persona, che non ha origini regionali, quindi non ha le origini della regione toscana, ma è italiano, si è trasferito in Toscana molto giovane e dopodiché a un certo punto, intorno al 1968, si trasferisce in Inghilterra per poi tornare nuovamente in Italia
questa volta a Milano. E poi da Milano ritorna a stabilirsi definitivamente in Toscana nel 1979 dicembre, se non ricordo male. Certo, non vuol dire niente, però poi ci sono altri dettagli che non possono chiaramente essere diffusi con queste modalità. Però io te l'ho voluto sottoporre perché a me sembrava interessante. Sì. C'è un'altra cosa che un po' mi pare strana. Se questa persona, questo Mr. X, chiamiamolo così, dice a questa guardia, è la sera, mi sembra che glielo dice, no? Alle ore 23:30. Quindi la sera. Forse se fosse vera questa storia, forse avrebbe fatto la stessa proposta anche ad altre persone, se era sua intenzione vendere cartucce. Però stranamente solo questa guardia giurata ad aver fatto, no? Questa, almeno credo, poi non so se ce ne sono state. Per quello che possiamo sapere, sì, non ce ne sono altre. Che però è strano che questo uomo che ha questo episodio gli succede proprio fra due delitti del mostro, che sono vicinissimi fra di loro, a distanza di pochissimi mesi, come mai è andato invece 4 anni dopo? Doveva andarci subito dopo il delitto di Calenzano. Io, ecco, la penso sempre come te, cioè avendo ricevuto questi proiettili a Travalle a luglio, se dopo 3 mesi a Travalle succede un altro delitto del mostro, e tu che fai? Ti tieni le 3 cartucce compatibili con la serie nel cassetto? Più che guardia giurata, consentitemi un attimo, sei una guardia sciagurata. Sì, però ti fa ora, volendo fare un po' di, insomma, volendo ragionarci un po' sopra. Ma giusto così, se tu lo fai 4 anni dopo, potrei anche pensare in qualche modo che tu magari conosci questo soggetto, magari sai che è l'assassino e in qualche modo stai attuando una forma di ritorsione o di vendetta o di ricatto o di qualsiasi altra cosa, non ti stai riuscendo e poi magari ti ritiri. Potrei pensare a qualsiasi cosa, sempre che, ripeto, almeno le cartucce siano compatibili. Certo. Se potessi che lui ti stia raccontando una storia, ma in realtà te ne sta raccontando un'altra. Certo. C'è un particolare che io mi permetto di aggiungere. Il fatto che questa persona, l'11 settembre del 1985, dichiari ed esibisca 3 cartucce inesplose, calibro 22 long rifle, ossidate. Quando noi sappiamo che di tutti i bossoli ritrovati, di tutti i 51 bossoli ritrovati sulle scene del crimine, soltanto gli ultimi 9 presentavano forme di ossidazione e di alterazione cromatica e superficiale tali da. Quindi anche qui sembra che sia stato in qualche modo imboccato, cioè che abbia saputo che gli ultimi 9 bossoli trovati a Scopeti avevano il fondello sporco. E quindi lui ti porta 3 bossoli col fondello sporco, 3 cartucce col fondello sporco, con la cartuccia sporca. Però mi sembra strano che già l'11 settembre siano già state fatte queste. Allora, Vigna se ne accorse subito. Vigna, quando le prese in mano, disse: cos'è sta roba bianca? Fate l'esame merceologico. Quindi vuol dire che questa patina bianca che c'era sul fondello doveva essere abbondantemente visibile a occhio nudo. Ma Vigna quanto le vede, però? Le vede subito? Le vede il 9, il 10, l'11, il 20? Questo te lo posso verificare perché abbiamo la richiesta di accertamento merceologico sui bossoli di Scopeti, che se non erro è del 10 di settembre, però correggetemi se sbaglio. Però l'ossidazione può darsi se la storia, vogliamo che sia vera questa storia, ma che non ha niente a che vedere con il nostro differente. Cioè hai trovato questo qui che dice di avere tutte queste cartucce,
tre gliele regala, se ho capito bene, no? Queste tre gliela regalate. Gliela regalate. Ecco, magari in 4 anni è stato la guardia giurata a farle ossidare. No, perché la guardia giurata dice mi ha dato 3 cartucce in prova che erano ossidate. Ecco, ah, lo dice lui? Ah, quindi dice che erano già ossidate al momento in cui gliela date. Se dobbiamo interpretare... Ho capito, no, non avevo capito questo passaggio. Ma questo... Emanuele, mi sorge un dubbio però, no? Gli ha dato 3 cartucce in prova, ma allora vuol dire che gli ha lasciato un contatto a questa guardia giurata? Un telefono, un qualcosa? Questo è un altro bel quesito. Cioè, ti lascio una cosa in prova, vuol dire che te poi mi chiami e mi dici guarda, mi vanno bene, te le compro. Certo, è plausibile. Magari il maresciallo Amore che ci ascolta, se ci vuole chiamare e dare qualche altro particolare, non ci chiarisce anche questo dubbio. Non sarebbe male. Noi, ecco, ci limitiamo a riportare fatti di cronaca, no? Che hanno interesse, certo, per il cittadino. Certo. Dopo, se abbiamo letto male o frainteso, chiediamo scusa e facciamo una correzione. Però, a quanto pare, questi sono i fatti che vengono narrati in questo processo verbale dell'11 settembre 1985. A questo punto, se voi siete d'accordo, io chiuderei questo argomento, anche perché poi il nostro scopo è quello di andare a rivisitare tutti quegli aspetti che possono essere stati tralasciati durante le indagini, che sono di interesse per il cittadino, che sono di grande interesse per gli appassionati del caso e che magari, lo diciamo così senza voler essere presuntuosi, ma solo perché la mole di carte è talmente tanta, magari anche il magistrato che il dottor Turco che si occupa del caso magari dice ma approfondiamo questo aspetto, ripeto, non perché lui abbia bisogno che qualcuno glielo dica, ma perché nella mole, no, di documenti magari sono talmente tanti che qualcosa è passato dimenticato, ecco così. Però c'è anche un altro aspetto molto interessante ed è una segnalazione molto 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 strana che avviene anche questa tra l'11 e il 12 di settembre. Ora, questa è una segnalazione di cui si è sentito molto parlare, è una segnalazione sotto forma questa volta di lettera anonima, tanto per cambiare, è una lettera anonima che viene battuta a macchina, è una lettera anonima alla quale viene allegato un identikit, che è sicuramente l'identikit più famoso del mostro di Firenze, e che viene spedita da Firenze l'11 di settembre a 3 diverse testate giornalistiche, alla Nazione, a Paese Sera e la città. Ora, la cosa singolare è che ci sono degli aspetti che poi sarete voi a giudicare, però così, quando si capitò da queste parti, ci sembrò interessante. Ora, abbiamo chiesto il permesso ovviamente a Francesco di leggere questa lettera, perché arriva dal suo archivio, e il contenuto, come dire, era riservato. Quindi Lisa, se ci vuoi leggere questa lettera, che viene, ripetiamo, battuta a macchina in triplice copia e spedita da Firenze l'11 settembre e consegnata il 12 alle 3 testate, con allegato un identikit. Ebbene, Lisa, se vuoi. Volentieri. Firenze, 11 settembre 1985. Al direttore del quotidiano La Nazione, Firenze. Al direttore del quotidiano La Città, Firenze. Al direttore del quotidiano Paese Sera, Firenze. Comunicazione.
Nel pomeriggio di domenica 8 settembre 1985, verso le ore 19, mi trovavo con mia moglie nei pressi della località che poi risultò essere quella del duplice omicidio. Ritornavamo da una passeggiata e nel rincasare passammo con la nostra auto da San Casciano, scendendo da Spedaletto lungo la strada di Sant'Andrea. Mi sono portato sullo spiazzo dello Scopeto. Abbiamo visto la tenda sullo spiazzo e la Golf bianca, senza però notare che era straniera. Ho fermato l'auto e ho visto queste cose. A circa 2 metri dall'auto Golf bianca c'era un uomo, alto, vestito con un giubbotto da cacciatore di tela verde scuro, senza maniche, che guardava verso la tenda. Lo vedevo bene di profilo. Ho pensato che fosse l'occupante dell'auto bianca. Non era così. Infatti, quando ci ha sentiti, si è voltato di scatto e l'ho visto bene in faccia. Si è affrettato verso dei cespugli di fronte e non lo abbiamo più visto. Ho detto a mia moglie: quello è un guardone di certo, hai visto che faccia? Andiamocene. Ebbene, quell'uomo poteva essere l'assassino che era venuto per controllare gli occupanti della tenda. Fornisco i particolari, che ricordo perfettamente: alto circa 1,80 m, di circa 45-50 anni, leggermente curvo sulle spalle, di complessione robusta, con naso direi aquilino, sopracciglia folte, capelli corti sul castano. L'espressione del volto e i lineamenti mi hanno colpito. Ho cercato di farne un disegno di profilo e lo accludo, ed è proprio somigliante all'uomo che abbiamo visto. Aggiungo che gli avambracci abbastanza robusti, che ha gli avambracci abbastanza robusti e mi è sembrato un po' pesante nei fianchi. Si è però mosso con rapidità quando è sparito nei cespugli. Lo sguardo era come di persona sorpresa che non voleva farsi vedere. Spero che questi elementi possano essere di aiuto alle indagini. Non firmo questa mia dichiarazione per ragioni comprensibili di prudenza, almeno per me, ma assicuro che quanto da me scritto risponde a verità. Del disegno ho fatto 3 fotocopie che fanno risultare meglio i lineamenti. Non deve far meravigliare lo schizzo del profilo da me fatto, che è somigliantissimo, in quanto sono disegnatore e pittore anche di ritratti. Che ne pensate? Che ne pensi, Cristiano? Ma diciamo che sicuramente in quei giorni, in quel fine settimana, mi sembra che comunque gli avvistamenti di persone in quella zona lì abbondino, ecco, o nella piazzola o a bordo strada o nello stradello. Quindi poi chiaramente c'è il fatto della domenica pomeriggio, chiaramente non... vabbè, ora se... Mi sentite? Sì, io no, sì, però ho perso tutto. Sono sparite tutto. Il video è sparito, eh? Vi sentiamo, benissimo, ma non vi vediamo. Non ci vedete? Bene. No. Stranissimo. Comunque, vi sentiamo, andate eccoci avanti. Ah, sì. Eccoci, okay. Eccoci. Ok, eccoli qua. Ok. E quindi niente, vabbè, ora poi senza anche entrare nella solita annosa questione, era domenica pomeriggio, quindi è delitto avvenuto, è delitto ancora da venire, questo vabbè, chi lo sa. Sicuramente appunto sappiamo che era una zona quella di guardoni, una tenda sicuramente era, avrebbe attirato comunque, immagino. Io ho anche una mia idea, ovviamente, che può spiegare un pochettino tutti questi avvistamenti particolari nella zona in quel fine settimana, ne avevamo già accennato, nel senso che nell'ipotesi in cui il delitto non sia avvenuto domenica notte, ma qualche notte, insomma, la notte del sabato, la notte del venerdì, chiaramente c'è anche la possibilità, comunque, secondo me, che si sia verificato una sorta, i giornali parlavano nei giorni successivi di turismo dell'orrore, no? A delitto avvenuto e di cui si era data informazione. Secondo me c'è anche la possibilità che ci sia stato una sorta di turismo dell'orrore prima della scoperta ufficiale del delitto, per cui diciamo magari qualche guardone ha scoperto questa cosa, insomma era una
una cosa importante, venite a vedere, c'è il nuovo delitto del mostro di Firenze, andiamo a vedere, magari qualcuno andava anche a frugare se c'era qualcosa da prendere. Insomma, il via vai si può spiegare in tante maniere, secondo me, dalle più innocenti alle più morbose. Nello specifico di questo... Di questa lettera, diciamo, di questa lettera di questi identikit, da quanto mi risulta non assomiglia a nessuno questo profilo, non assomiglia a nessun'altra identificazione, a nessun'altra persona vista, sospetta, no? nei vari delitti. È una cosa, un po' un unicum questo profilo, mi risulta? Non ci sono riscontri. E purtroppo noi siamo riusciti a identificare questa persona. Credo anche gli inquirenti all'epoca. Ok. Ora, quindi è stata chiaramente l'identikit alle mie spalle. Sì, sì, sì. Quindi è stata chiaramente, immagino, attenzionata comunque la persona. Direi abbondantemente ascoltata e perquisita e torchiata. Scusa Emanuele, e questa poi dico la mia su queste lettere. Quindi gli hanno chiesto se poteva essere stato sulla Piazzola oppure no? Sì. E cosa ha risposto? No, ovviamente. Ha risposto sì. Sì, sabato però. Ah, quindi l'avvistamento era reale? No. Ha scritto queste lettere? No? No, e qui infatti noi volevamo il criminologo, perché qui iniziano gli imbrogli. Cioè, gli imbrogli nel senso, gli ingarbugli. Perché questo signore, di cui noi non conosciamo niente, sappiamo soltanto a quanto dice, dichiara lui, fa il disegnatore, però noi abbiamo dei marker nella sua scrittura. Infatti era quel problema che volevo arrivare. Innanzitutto volevo chiedere se posso fare qualche domanda, a meno che non hai tu da dire qualcosa. No. Allora, quello che ci ha letto Lisa, perché dice il direttore, qual erano i giornali, scusami, La Città? La Nazione, La Città e Paese Sera. E Paese Sera. Ma quando tu hai letto la lettera al direttore della direttore, ma era, sono tre lettere distinte? Così. No, sono la stessa lettera che ha questa intestazione. A tutte e tre. Io ho letto pari pari la lettera a partire dal luogo Firenze, da ASA, al direttore, ripetuto tre volte. I tre direttori di giornali sono arrivati alla stessa lettera. Quindi scusate, sono copie carbone, non ha fatto tre... A qualcuno è venuto in mente il ciclo stile, la carta di riso, la carta da luna, insomma. Non lo sappiamo. Ebbene, questo non lo possiamo sapere, no? Comunque mi sembra chiaro che scrive in un buon italiano, se non erro, non credo che abbia corretto, non avete corretto, no? Allora, in realtà degli errori ci sono, e c'è un lapsus molto carino, perché lui invece, carino insomma, se così si può dire, perché lui dice mi trovavo con mia moglie, ma in realtà scrive mi trovano. E poi, a parte qualche errore, tipo ci sono delle scambi di lettere, la battitura è caratteristica, si potrebbe risalire a qual è la macchina da scrivere, perché ci sono delle lettere rotte. Non siamo quasi. No. Però, allora, vi dico un po' le mie riflessioni. Intanto, se stai tornando da una passeggiata alle 19, come mai ti fermi nella piazzola degli Scopeti, ma non solo ti fermi sulla strada, ma entri nella piazzola e vai fino in fondo a quello che è il tratturo, per cui forse mi viene da dire che lui non è in realtà lì con la moglie, potrebbe a sua volta essere una persona che va a fare il guardone, a guardare. Questa è stata la prima. Lui tra l'altro è in auto, quindi dall'auto vede benissimo questo soggetto, lo sa descrivere, lo disegna di profilo, ma in realtà dice di averlo visto molto bene di fronte, quindi mi chiedo perché fa il profilo e non... Comunque, questo si può anche accettare, diciamo. Ci sono dei termini particolari che lui usa. Ora,
Io sono fissata sulla lettera BB del 74, quindi aver trovato come partenza un ebbene che Sant'Andrea prima scherzosamente sottolineava. Ah, cioè l'ebbene anche qui? Sì, sì, ma te lo sai, ora ti piace fare l'imbeccata, quindi ti conosco. E poi alcuni termini, cioè dire di complessione robusta. Complessione, ora sinceramente io avrei usato un altro termine, sì, ma avrei scritto corporatura, non complessione, e poi accludo il disegno, io avrei detto allego, però quello che ci sono dei modi di scrivere in queste lettere anonime che sono particolari, e tra l'altro per come è impostata questa, sul finale quello che mi ha acceso l'attenzione è stato che conclude proprio come la lettera BB, cioè per ragioni comprensibili di prudenza, però non posso dire niente, perché altrimenti, quindi ti viene in mente, ma allora forse non eri lì con la moglie, ma allora forse, cioè, prudenza per cosa, che rischio corri, perché devi dirlo? E poi il fatto che lui dia per scontato che l'identikit è somigliantissimo. Somigliantissimo a chi? Cioè, quindi è una lettera molto interessante per me, molto curiosa. Tu stai dicendo, la lettera anonima, la famosa BB Firenze. Sì, anche questa mi ricorda alcuni aspetti di quella lettera. Ricordiamolo ai nostri telespettatori che magari non hanno visto la puntata sul 74. Quindi la famosa lettera anonima BB 74, quella scritta il giorno dopo il delitto del 74 da Firenze, e quella scritta praticamente il giorno dopo del delitto degli Scopeti, tu dici hanno delle similitudini. La prima similitudine è che sono entrambe battute a macchina. Ad esempio, lo possiamo dire, no? La seconda similitudine è che una è scritta, l'ultima, in triplice copia, ma non sappiamo se fotocopiata, cioè, quella precedente è scritta su carta di riso. Quindi vuol dire che è stata scritta, ora lo possiamo iniziare a dire, su un supporto cartaceo particolare che serviva per fare delle copie. Quindi vuol dire che esiste anche un originale. Prima Cristiano diceva la carta carbone, no? E questa è, siamo lì, lo scopo è sempre quello. Poi tu dici c'è un'altra parola particolare che questa persona utilizza, quindi diciamo nella forma abbiamo la lettera, battuta a macchina, probabilmente delle copie, poi abbiamo una parola in particolare, ebbene, virgola. Poi però abbiamo una serie di circostanze che sono: io ero con la mia fidanzata nel 74, come nella BP, io ero con mia moglie nell'85, io ero in macchina e ho visto un guardone con mia moglie, con la mia fidanzata. Questo guardone te lo descrivo, ecco come è fatto, questa volta ti faccio anche lo schizzo. I tempi, quindi non faccio passare 4 anni come la guardia giurata, no, il giorno dopo già scrivo a macchina la lettera, la imbuco prima della levata e la spedisco. E poi c'è la scelta di un registro che non è colloquiale, ma è sicuramente forbito, abbinato però a una serie di errori di grammatica, di sintassi, diciamo, non si offenda il signor BB, a livello di terza elementare. Quindi in qualche modo sembrerebbe però che questa persona abbia avuto un'istruzione tutto sommato di base molto scarsa, ma che poi abbia avuto accesso a percorsi di studio agevolati che gli hanno permesso di acquisire un linguaggio anche di un certo livello. Quando tu utilizzavi quei due termini, che se gentilmente me li ricordi non sono alla portata di tutti, complessione, accludo, a me è venuto in mente un medico. Professore, lei che è medico, può averla scritta un medico magari, certo, perché no, può essere, che ha avuto un'infanzia triste, difficile, povera, e poi a un certo punto ha deciso di mettersi, senza sapere che infanzia abbia avuto, no, nel senso, e poi, come dire, dopo ha deciso di mettersi a studiare, e chiaramente rimangono alcune tare, quindi commette alcuni errori di ortografia che un medico, lo sappiamo,
non commetterebbe mai. Però mi viene in mente una cosa, volendo fare un parallelo. Anche Zodiac mette degli errori voluti nelle sue lettere. Quindi può sembrare qualcosa di voluto. Tu pensi che sia, oppure può essere un errore di battitura, ma questo... Ma, semmai ti volevo fare una domanda prima. Nello 74, a chi arriva questa lettera? No? Ai carabinieri di Borgo. Direttamente ai carabinieri. Invece in questo caso viene indirizzata dai giornali. E questo mi pare strano. Perché la indirizza dei giornali? Perché i carabinieri non l'ascoltano più. Oh, scusami. Non volevo. Può darsi, ma perché tu pensi siano la stessa persona comunque? No, io in questo caso non penso. Non possiamo. Però, allora, il fatto che scriva dei giornali no, è strano. Però che scriva tre giornali mi ricorda poi tre lettere che arrivano a tre magistrati. Subito dopo. Quindi scritta a macchina anche quello. Più o meno scritto allo stesso modo, solo che in quel caso dei carabinieri, scusate, dei magistrati, ovviamente ogni intestazione è a sé. Professore, subito accolto l'analogia della trilogia. Però una cosa, Vale, che tu mi stai dicendo che questo incontro potrebbe essere davvero avvenuto. Allora ti dico un'altra cosa io. Ammesso che io fossi il mostro, e magari ti dico che questo è avvenuto l'8, domenica 8, magari in realtà è avvenuto sabato, ma io voglio sapere chi è questa persona. Sono io interessato a sapere chi è questa persona, perché questa persona può aver visto me, quindi lo faccio uscire allo scoperto. Esatto. Forse io ho bisogno di sapere chi sia questa persona, se l'ha scritto davvero il mostro. Questa è, certo. È un modo per cercare la notizia. Certo, c'è un particolare, e poi andiamo avanti, che in tutte queste quattro lettere, quindi le tre lettere ai magistrati che tu hai menzionato, e nelle tre lettere, sono sei, scusate, 3+3, la parola Firenze, se ricordo bene, è sottolineata sull'indirizzo della busta. E questa persona spedisce, compilando correttamente l'indirizzo, quindi... Il codice qui è sottolineata, sì. Sì, dicevo, in queste sei lettere, in queste sei buste, la parola Firenze è sottolineata. Ed è sottolineata però in una maniera molto strana, che a un certo punto sborda. Come se questa persona avesse battuto il tasto sottolineatura più volte, ma senza una... come una sorta di frenesia, no? E quindi gli viene una volta lungo il doppio, una volta lungo una volta e mezza e... Scusa Emanuele, la sottolineatura però mi pare che in quegli anni la facessero in molti, non era una cosa inusuale. Però non è allineata alla parola Firenze. In tutte le buste. In tutte le buste è più lunga della parola Firenze e la spaziatura tra le lettere della parola Firenze non è sempre la stessa. Ma gli errori, i difetti della macchina da scrivere sono altri. Sono dei difetti sulla macchina da scrivere. Questi difetti, che non diciamo ovviamente quali sono, non diciamo quali sono e quindi non diciamo quali sono. Il fatto della moglie, che tu insomma con tua moglie vai alle 19 di sera, io potrei spiegarlo in un altro modo. Spiegarmi che la signora o lui hanno un bisogno fisiologico e quindi vanno lì. Casualmente basta dirlo. Siamo andati là per far pipì. Vabbè, ma mai me l'ha letto, non te ne importa. Magari sono male. Sono male. Suona male. Quindi però, però voglio dire, che senso ha che tu mi hai tutti questi particolari? Perché mi devi dire? Mi dici che hai visto, perché mi devi sottolineare che c'era un'altra persona con me? Sembra quasi per rendere più credibile la storia. Non ero da solo, c'era anche mia moglie, come se per dire mi sono consultato con mia moglie. Forse vuole dare più credibilità. Oppure, forse la lettera non è mai stata pubblicata, giusto? La lettera non è mai stata pubblicata. Il testo l'abbiamo letto noi questa sera, c'erano dei frammenti in giro comunque. All'epoca c'erano dei frammenti in giro e uscito? No, all'epoca no.
E come mai nessuno di questi tre giornali ha pubblicato questa lettera? Hanno avuto un divieto? Oppure è stato in questo caso un senso civico loro? Perché l'identikit era talmente somigliante che gli inquirenti sono andati quasi a colpo sicuro sulla persona. Sì, però quindi vuol dire che i giornali hanno consegnato ai carabinieri, insomma agli inquirenti, queste tutte e tre i giornali, sembra che si siano messi d'accordo fra di loro. Ah, beh, io adesso questo, cioè che cosa abbia fatto Maggi con quegli altri due, non lo so. Però tutti e tre i giornali pubblicano l'identikit. Ah, quindi l'identikit lo pubblicano loro? L'identikit, ora non vorrei dare una... mi sembra che lo pubblicano qualche giorno dopo. Probabilmente danno il tempo agli inquirenti di approfondire questa persona. Perché qui c'è il maresciallo di San Casciano che quando vede questo identikit dice, ma io questo lo conosco. No, sai qual è il mio dubbio, Emanuele? La lettera è scritta a tre direttori di giornale, ma arriva a tre direttori di giornale o arriva uno solo? Abbiamo tre lettere? E sono tre lettere distinte? O solo un'intestazione? Cioè nel senso, io lo mando a quello della Nazione, ma non lo mando né alla città né a Paese Serio. Invece sono arrivati a tutti e tre i giornali. Allora, è una domanda interessante la tua. Ti rispondo che io ho visto quella inviata a Paese Sera. Immaginerei che anche alle altre due testate la lettera sia arrivata. E allora, come mai proprio a questi tre? Uno, vabbè, la Nazione. La Nazione e la città sono tutte e due di Firenze, se non sbaglio, no? Sì. Anche Paese Sera. Via Borgo Pinti 33. Ah, quindi era l'edizione fiorentina di Paese Sera, allora è arrivata nella redazione fiorentina di Paese Sera. Ho capito bene, non a Roma, perché Paese Sera è un giornale di no, Roma. Io ho la fotocopia della busta che conteneva la lettera e è al direttore del quotidiano Paese Sera, via Borgo Pinti 33, 50-121 Firenze, con la sottolineatura di cui parlava prima Emanuele. Allora, Paese Sera è un giornale di Roma, era un giornale di Roma, non era un giornale di Firenze. Ma il direttore non so se fosse di Firenze, il direttore, chi era il direttore, scusami, all'epoca? Questo io non c'è scritto lì? No, no, lui mette genericamente al direttore del quotidiano. Allora bisogna, non so come mai l'abbia mandato proprio al direttore di Paese Sera. A meno che Paese Sera è un giornale di Roma, ma il direttore è di Firenze e quindi lui l'ha mandato non alla redazione di Paese Sera, ma direttamente al direttore. L'intestazione è sempre al direttore, sì. Sì, ma forse... Faccio una domanda a bruciapelle a Di Bernardo. Ma Di Bernardo, secondo te, che tu fai il disegnatore da un paio di mesi, questo signore che fa questo ritratto è bravo oppure no? Se ci vuoi rispondere, so che ci ascolti. Scusami Vale se ti ho interrotto. No, niente, facevo solo queste considerazioni strane, insomma, che abbiamo mandato a un direttore di Roma, poteva mandarla al Corriere della Sera, alla Stampa, e no, lo manda al direttore di Paese Sera. E quindi vorrei sapere se l'indirizzo di Firenze corrisponde a alla redazione fiorentina di Paese Sera o proprio del direttore di Paese Sera. In ogni caso è strano, però. È strano, eh? Perché poteva mandare tre lettere anonime ai giornali e una anche ai carabinieri. Invece non lo fa proprio, o almeno che noi non sappiamo se lo fa o se non lo fa. A quanto pare no. Come dicevo prima io, magari si è stufato. Sì, però ci provi lo stesso, no? Ma sai, forse generi più allarme sociale se a questo punto tu li scavalchi e vai alla stampa. Volevo arrivare a un altro punto, Emanuele. Se io sono un cittadino, perché scrivo ai giornali, scrivo ai carabinieri? Perché devo scrivere ai giornali? Ha tre giornali. Ma è una domanda che fai a me? Sì, una domanda così, a che faccio a tutti. Perché non è perché si è stufato di scrivere ai carabinieri. Ma tu dici sei stufato perché vuol dire che l'ha già fatto.
Quindi tu stai dicendo che questo signore l'ha già fatto, ha scritto ai carabinieri, perché tu lo colleghi al 74? No, assolutamente, io non lo so, però l'interpretazione, proprio perché utilizza un canale che non è quello consono, ma è quello mediatico, quindi non è quello investigativo, ma è mediatico, vuole dire, un'interpretazione del suo metalinguaggio che vuole farsi ascoltare, vuole parlare. Gli altri non lo ascoltano più, per la stampa sì. L'errore che... Della lettera, forse quello è un riscontro suo, è come una cartina tornasole per vedere se la lettera in qualche modo è stata corretta, non è stata corretta, l'hanno mandata così com'è, forse quello serve a lui, non so, se l'avessero mai pubblicata, per vedere se, credo, non lo so. Sì. Però questo già è un elemento più strano rispetto a quell'altro, perché tu mi stai dicendo che la storia è vera, la storia che racconta questo signore è vera. La storia che racconta questo signore è verosimile, perché a un certo punto i carabinieri di San Casciano identificano la persona ritratta nell'identikit. Appunto. E vanno a trovarlo. E gli chiedono, signor, come lo vogliamo chiamare, signore dell'identikit, lei andava a Scopeti? E lui risponde sì. E che andava a fare? Ora, senza entrare in aspetti intimi della sfera intima della persona, questo signore ci racconta che, siccome, pur essendo, diciamo, diciamo che fa il guardone, no? Si era capito come. Ecco, e siccome ovviamente è ancora nel fiore degli anni, per così dire, questa carica erotica, sono anche altri tempi, quindi non ci sono, magari essendo sposato con dei figli, insomma, lui scarica questa sua carica in questo modo, tant'è che questa sua attività gli ha valso il soprannome, poco edificante, ma comunque è un soprannome di un certo peso, di Seghe Seghe. Ah, questo è il famoso Seghe Seghe. Che, sì, che noi possiamo immaginare che o ha a che fare con, con una falegnameria, oppure con... O con una falegnameria. O con una pescheria, perché ci sono anche pesci sega. Oppure con qualcosa che noi non conosciamo. Allora ti dico io come la penso ora, così, sto in ora lui confessa e dice: io ero lì, ma sapete quando ero lì? Ero lì sabato, non domenica. Beh, alle 19, ero lì sabato. Però domenica 19 c'è la Carmignani che ce lo mette, anche Carmignani parla di Seghe Seghe e parla di domenica. E la Carmignano lo chiama così, quindi doveva essere un personaggio noto. Diciamo che era un personaggio noto e che ci poi fornisce anche... Come la posso vedere, Emanuele? Fornisce anche allora un elenco dei guardoni della zona. Però la posso vedere anche in questo modo. Che l'incontro fra questo signore che è... perché sa disegnare, secondo me. La potrei vedere anche come uno che è andato lì con la fidanzata, si è trovato questo qui più di una volta, e allora, diciamo, a volerlo sputtanare a livello nazionale, lo collega al delitto del mostro, pubblicano la foto, è una forma di vendetta. Tu volevi essere anonimo, io ti sputtano su tutti i giornali d'Italia. Quindi può essere che sia la vendetta di una coppia. La vendetta di una coppia. Ed è una bella vendetta. Tentativo di vendetta, poi non è andato in porto. No, hai detto che è stato pubblicato, quindi sì. Sapevano benissimo chi era. Chi è che ha scritto la lettera e ha fatto il disegno, sapeva benissimo chi era, l'ha visto più di una volta. Ok, quindi tu, il tuo costrutto è questo. Potrebbe essere. Certo, però io a questo punto vi devo dire quello che succede dopo. Non lo so che succede dopo. Succede che il nostro amico, che chiamiamo simpaticamente Se, giusto per non usare tutto il nome che mi sembra lungo, il signor Se dice: io non ero lì alla domenica, io ero lì ma al sabato. Quindi ovviamente
noi dobbiamo prendere per buono quello che ci sta dicendo, perché comunque si autocolloca sulla scena di un crimine e dice: sì sì, è vero, io ho visto la tenda, ho visto la macchina, ero con il mio motorino azzurro celeste e mentre ero lì ho visto parcheggiata oltre alla Golf bianca dei francesi un'auto bianca, una Fiat 126, con a bordo un signore stempiato, robusto, con lo sguardo minaccioso. Quando avete visto lui questo sabato? Sabato mattina alle 10:15. Quindi il signor Se non smentisce totalmente il disegnatore, dice: io ero lì, ma non ero, quindi addirittura forse peggiora le cose, no? Perché dice: io non ero lì alla domenica sera, quindi come, tra virgolette, guardone, ma ero lì il sabato mattina alle 10:15 ed ero lì con il mio motorino celeste e ho visto un tale con la 126 bianca parcheggiato che guardava fisso. Ma scusa, ma questo con la 126 bianca non poteva essere l'agente della, cos'era, della Digos? No, no. E dopo ci arriviamo. Poteva essere lui che, no, che parla, tra l'altro, di questo qui. Non so che macchina avesse, però. Dopo ci arriviamo, però tu hai toccato un tasto piccantissimo. Ma io vorrei fare un attimo un passo indietro con una cosa che non mi torna tanto. Perché, cioè, ci poteva anche stare che questo signore, se fosse stato, diciamo, sabato invece che domenica, ma perché, cioè, perché l'autore della lettera anonima avrebbe ammesso che abbia mentito? Insomma, perché scrive che l'ha visto comunque al pomeriggio, giusto? Al pomeriggio. Dice domenica alle 19. Ecco, quindi verso sera. E invece il signor Se comunque dice: sì, sono stato però il giorno prima, eppure di mattina. Cioè, se comunque scrivi una lettera anonima che non è riconducibile a te, cioè dovresti, almeno come cosa oraria, perché non scrivere la verità, voglio dire? Perché ma forse appoggerei quello che diceva Valerio, che aveva deciso di sputtanarlo, scusate il termine francese, perché dice: ogni volta che vado lì con la mia fidanzata c'è questo qui che si metterà e ci spia, adesso io, anche se non ero lì quel weekend, scrivo che ero lì e che l'ho visto, così gli mettono la foto sul giornale. Questo dicevi, no Vale? Sì, dicevo questo. Sì, a però meno la che, moglie. A meno che c'era anche, stavo pensando un'altra cosa in realtà, cioè a meno che questo avvistamento non sia reale, diciamo, e il signor Se sia stato sia sabato mattino che domenica sera e non abbia voluto dire di domenica sera, perché domenica sera c'erano già i cadaveri, e abbia detto soltanto sabato mattina, che non era tutto sommato una così incriminante ammetterlo, ecco, era una mezza missione, diciamo. Certo. Ma io penso che sabato mattina dovesse dirlo per forza, perché lui non sa chi è che lo ha segnalato, però ha visto che qualcuno l'ha visto e quindi non può dire di non esserci stato, lo deve dire per forza. Poi ripeto, okay. Quindi voi dite. E poi credo che i carabinieri di San Casciano sapevano, non è che non avevano bisogno né della Carmignani né di un soggetto anonimo, io penso che conoscessero benissimo il soggetto. Ho capito. E però la cosa strana qual è? Adesso ditemi se andiamo troppo veloci o se facciamo o se sto facendo confusione. Noi abbiamo uno scrittore che manda, scusate, un disegnatore che dice: io ho visto, ero lì, ho visto questo signore bim bum bam. I carabinieri identificano il signore e gli dicono: tu eri lì? Sì, ero lì, ma non quel giorno che dice lo scrittore, non era la domenica, ero lì al sabato. E gli dicono: hai visto il disegnatore con la moglie? No, ho visto un signore robusto che fissava questa tenda, che era all'interno della sua autovettura una Fiat 126 bianca, grosso, robusto. Ora la cosa interessante è che dice di circa 55 anni, quindi quest'uomo non può essere Iacovacci. E Iacovacci
non ha 55 anni nell'85. Allora che succederà poi dopo? Non lo dico, ma tanto è plausibile. Ma si sa che macchina avesse questo Iacovacci. Il fatto che l'unico che abbia 55 anni, io non so quanti anni avesse Iacovacci, ma è un testimone, quindi può darsi che lui abbia dato 55 anni a un uomo di 40 anni. Io non lo so, non ho idea. Cioè, non so che il problema avesse. Qual è? Che il testimone in questo caso, 10 anni dopo, o meglio, questo signore, questo Iacovacci, dirà di essersi trovato quel sabato mattina agli Scopeti e di aver visto un signore col motorino azzurro che era Pacciani. Sì, ma il signore col motorino azzurro, noi lo sappiamo dal verbale dell'85, che non è Pacciani, è il signor Sé. Sì. È lui a dircelo. Però in aula, questo non si spiega, non si spiega, nessuno controbatte facendo notare, guardi che già sappiamo chi era il signore, ce l'ha detto lui stesso, perché a sua volta è stato visto dal ritrattista. Questo però fa pensare a un'altra cosa, Emanuele, a margine di quello che stiamo dicendo, che Iacovacci, sono convinto che fosse in buona fede quando ha pensato che fosse Pacciani, perché Pacciani era sui giornali, quindi magari ha fatto... Però Iacovacci all'epoca aveva 27 anni. Ah, era giovanissimo. Beh. Insomma, sembrare di 55, tu dici se riporta male. No, no, io non sapevo che pensavo che avesse, che ne so, 40, 42, non ho idea, non sapevo che ne avesse. Edoardo Iacovacci ha quell'età lì. Vabbè, ma che macchina aveva? Questo è il punto. Perché Iacovacci non vede una 126 con un uomo, e poi non so. L'orario mi sembra compatibile con quello di Iacovacci, tra l'altro. Sì, no, Iacovacci dovrebbe essere lui quello della 126. Appunto. Per far combaciare la storia. Appunto, quello che sto dicendo io. Scusami allora. Ma non glielo chiedono, perché in questo gioco degli scambi la confusione ha successo. Però se Iacovacci avesse avuto una 126 bianca ha detto, giusto, ho capito male. Bianca esattamente come quella di Giogoli. Vabbè, ma se Iacovacci c'è una 126 bianca, lui può dire pure che ne aveva 80 anni, però una 126 bianca c'è Iacovacci della mattina. Devo pensare a 226 bianche. Lo so, ma non glielo chiedono. Ma noi sappiamo oggi se Iacovacci all'epoca. No, nessuno gliel'ha mai chiesto. Che macchina aveva? Nessuno gliel'ha mai chiesto. Però bastava chiedere, magari questa 126, almeno sapevamo a che apparteneva. Sono d'accordo con te, mi hai già convinto. Sai cos'è che non mi torna, Emanuele? Se questo Sir Sé, chiamiamolo così, il signor Sé, dice che quella mattina, quando lo dice poi subito, no? A settembre, non è che lo dice dopo il giorno 16, se non dico giusto? 16. Perché il giorno 16 questo... Può fare confusione lui fra la macchina e una persona. Può ricordare in qualche modo perché, voglio dire, che Iacovacci abbia visto questa persona, lo sappiamo per certo. No, Iacovacci dovrà testimoniare 10 anni dopo. Ma non scrive una lettera, scusami, non fa una... Non c'è quella lettera. Come non c'è quella lettera? Non c'è traccia di quella lettera. Ma lui non dice di aver scritto subito la lettera dopo... Sì, lui dice di averla scritta subito, ma di questa lettera non c'è traccia. Quindi, e questo Iacovacci esce così 10 anni dopo? Apparentemente sì, apparentemente. Poi, ma non c'è traccia perché l'hanno persa o perché è dimostrato che non l'ha mai mandata? No, perché egli dice, adesso mi perdonerà se gli sto mettendo in bocca delle parole che non ha mai detto, di aver scritto questa lettera e di averla data al suo capo sezione. Il suo capo sezione, dopodiché, l'ha lasciata nel cassetto. Quindi questa lettera si è fermata lì. Però anche se si è fermata lì, lui dice, e lo dice, però lui aveva una copia della lettera. Beh, sai, la copia, anch'io posso scrivere oggi una lettera e dire che l'ho scritta in quinta elementare. Sì, certo, ma non vedo il motivo per cui avrebbe dovuto fare una cosa del genere. Però ti dà informazioni esatte. Cioè il motorino celeste, questo signore che comunque c'era, lo dice lui che c'era. Ora, come mai questo signore vede...
questo nella 126 è non vede Iacovacci. O Iacovacci non c'è mai stato, allora è Iacovacci che mente, ma non vedo perché dovrebbe mentire. Oppure non sta mentendo, né l'uno né nell'altro. Solo che uno ti dice che ha 55 anni perché forse componte la macchina con un altro ricordo. Non lo so, lo butto così, poi non so se era uno che beveva, uno che non beveva, una persona lucida. Non ho sì, idea. Ma direi dalla tipologia e il suo punto di ristoro era la cantinetta di San Casciano, quindi penserei... non essere lucido la mattina di sabato e quindi... Voglio dire, un incontro questo signore l'ha avuto con un altro. E se Iacovacci dice la verità, io tendo a pensare che fosse Iacovacci. Con la maschera da vecchio. No, non sto dicendo con la maschera, sto dicendo che lui lo descrive come un vecchio, ma forse perché sta confondendo, ma la macchina non la confonde. Quindi bisognerebbe vedere se Iacovacci ci aveva all'epoca. Non è che ci vuole molto a sapere questo, no? Magari... Non saprei, ci vorrebbe un'attività. Basterebbe chiederglielo. Basterebbe chiederglielo. Che macchina ci avevi all'epoca? Con che macchina eri? Sì, era poi, di sua proprietà, sì. Intento. Certo. Esiste poi, ancora. Traccia. Come al solito, se qualcuno dei nostri ascoltatori ci vuole segnalare. E dice, guarda, io mi ricordo che a processo Iacovacci dice chi aveva la macchina I, ce lo scriva e noi chiediamo. Già scritto, Fiat 126 bianca, poliziotto della Digos di Firenze, dice. Bah. Ok, quindi egli a processo dichiara di avere una Fiat 126 bianca. Bianca, esatto. Ok, grazie Dani. Prego. Quindi lo dice. A questo punto ci basta soltanto andare a verificare lo storico target di questo signore e vedere se effettivamente in quell'anno aveva una Fiat 126 bianca. Ma può darsi anche che non fosse solo la 126 bianca. A questo punto la cosa si inizia a complicare. Però. No, voglio dire, non è detto che trovi traccia che lui abbia avuto la 126 bianca, se non fosse la sua macchina. Però, a parte questo, vuol dire, ora il riscontro ce l'hai, no? Questo signore... Questo guardone dice di aver visto una 126 bianca. Quello della 120, uno della 126 bianca dice di aver visto questo guardone. Mi pare strano che c'era un'altra 126 bianca che non era il signor Iacovacci, ma che vede questo signore. E questo signore non si ricorda di questo. Insomma, come voglio dire, se io vedo due 126 bianche lo stesso giorno, lì mi parrebbe strano, no? Cioè, sono d'accordo con te, uno con un soggetto di 55 anni bello robusto e l'altro con un soggetto giovane, no, invece non lo dice, però la 126 te la descrive e te la deve descrivere per forza, perché secondo me questo signore non pensa che sia arrivata una lettera dai giornali, questo signore pensa che a segnalarlo sia stato quello della 126 bianca, quindi non può dire che non c'è stato. Però, siccome l'incontro avviene il sabato mattina, ma non la domenica, ecco perché ti dice, no, io di domenica non c'ero, però c'ero il sabato mattina. Però, non vorrei sbagliare, ma la Carmignano non parlava anche di questo seghe-seghe il giorno dopo, alle 17. Invece che l'avevo visto, o ricordo male io in questo momento. Diciamo che non posso esserti di aiuto perché non mi ricordo. Magari Cristiano o Lisa se si ricordano. Stavo infatti controllando. Io se ne seguo l'ho sentito la prima volta dalla Carmignani. E loro vanno via, mi pare, proprio perché vedono questo qui. Prende e vanno via. Non vorrei ricordare male ora la testimonianza della Carmignani, però parla. Sì, la Carmignani parla dei 17:30 di ieri 8 corrente. E cosa dice? Ce l'hai proprio la testimonianza? Dice proprio testualmente, dice, ora che ricordo ho notato molte volte uno di San Casciano, un tipo strano che fuma la pipa, taciturno, il quale frequenta molto la Casa del Popolo. Se lo vedessi sarei in grado di riconoscere quell'uomo, ora che ricordo lo chiamano Seghe Seghe, comunque facilmente rintracciabile. Ah, però non dice della sera.
Però non dice che l'ha visto quel giorno. Sì, 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 nel senso dice molto spesso, cioè parla in generale della zona. No, in effetti è vero, aspetta, dice soltanto molto spesso si notano uomini soli a piedi, ora che ricordo notato molte volte uno di San Casciano, però non dice che l'ha visto proprio in quel momento. Che bel lavoro di squadra che facciamo. È arrivato Cristiano a salvarci perché nessuno si ricordava questo particolare. Grazie. E quindi voi che ne pensate di questa storia? Lisa, tu che hai parlato poco su questo argomento. Ma non ho idee su questo. Sì, sicuramente lui dichiara di essere lì perché sa di essere stato visto, come suggeriva appunto Scrivo, però non ti saprei aggiungere molto di più. Ecco. È curiosa però questa storia. Io vorrei sentire che cosa ne pensa di Bernardo, perché io qui mi permetto di dire la mia. Questa persona probabilmente parla con le persone che sono disposte ad ascoltarlo o che sono suoi pari. Allora, siccome questa persona dice di essere un disegnatore, un ritrattista, io avrei pensato di coinvolgere Piero Maggi e gli altri direttori di testata per capire se dal tratto i disegnatori delle tre testate riconoscevano il collega. Però chiediamo al Dibe. Detto questo, se voi siete d'accordo, io andrei a questo punto di gran carriera sul terzo anonimo che interviene nella nostra storia. E il terzo anonimo che interviene nella nostra storia fa arrivare il giorno 20 settembre una lettera che apparentemente viene scritta l'11 e imbucata e timbrata partita da Firenze il giorno 16. E questa lettera, tanto per cambiare, anonima, ma almeno questa volta non è battuta a macchina, ma è scritta a mano, è brevissima. Se Lisa, che non ha bisogno degli occhiali, ce la vuol leggere, altrimenti io... Oh, mamma mia! Scusa Emanuele, per un attimo andate via la voce e non ho capito. Questa lettera arriva? Questa lettera viene scritta l'11 settembre, a mano, sì, su carta, sì, sì, e viene imbucata il 16. Sì. Di settembre, dopodiché arriverà qualche giorno dopo, adesso questo dato mi manca, comunque dovrebbe arrivare intorno al 18-19, e questa lettera viene spedita, viene indirizzata ai carabinieri di San Casciano. La persona che la scrive, noi non sapevamo chi fosse, in quanto c'è una firma, ora poi qui noi ci sono delle cose che ovviamente possono essere dette su questa firma e altre cose assolutamente no, però la cosa interessante qual è? Che questo signore dice alla caserma dei carabinieri di San Casciano e per conoscenza alla questura di Firenze, questa lettera è quella che conoscono tutti, vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro, nato a Mercatale, residente... Nato a Picchio e residente. Chiedo scusa, mi servono gli occhiali. Nato a Picchio e residente... nel nostro paese, in Piazza del Popolo a Mercatale. Prego. Ok. Poi purtroppo non si legge, perché vabbè, non ho un formato. Questo individuo, a detta di molti, di molta gente... Aspetta, vedo se la trovo io, che l'ho anche citata nel mio libro, Paro Paro. Benissimo. Però trovarlo. Ecco, io nel frattempo che noi recuperiamo il testo, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, pensavamo di averlo riportato integralmente, invece no, è soltanto un ritaglio. Che succede in buona sostanza? Ah, ecco, l'ho trovato. È stato in carcere per 10 anni per aver ammazzato. Mi sembra ci sia scritto la propria fidanzata.
Però se Cristiano ce l'hai te, la leggi. Quindi se troviamo un testo leggibile, poi lo possiamo leggere anche dopo. Io intanto vado avanti, dice: guardate che in buona sostanza andate a indagare il nostro concittadino Pacciani. Non fa riferimento ai delitti del mostro. Ce l'ho. Vai, certo, ma la contingenza temporale e geografica indurrà i carabinieri di San Casciano a ritenerlo in qualche modo coinvolto nei delitti, anche perché Pacciani è amico di Seghe Seghe. Quindi, se ieri sono andati a perquisire Seghe Seghe, oggi arriva la lettera e vanno anche dall'amico. La lettera recita così, Cristiano. Allora, vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro, nato a Vicchio e residente nel nostro paese in Piazza del Popolo a Mercatale. Questo individuo, a detta di molta gente, è stato in carcere per 15 anni per aver ammazzato la propria fidanzata. Conosce mille mestieri, un uomo scaltro, furbo, un contadino con le scarpe grosse e il cervello fino, virgolettato. Tiene sotto sequestro tutta la famiglia, la moglie grulla, le figliole non le fa mai uscire di casa, non hanno amicizie. Vogliate intervenire e interrogare l'individuo e le figlie. È un tiratore scelto. Oh, scusate, vi interrompo un nanosecondo. C'è un saluto in diretta per la Lisa. Oh, grazie. Buonasera. Ciao Lisa, Vera. Ciao Valerio, ciao a tutti. Oh, Vera. Ciao. Ciao Vera. Stavo andando a casa e sentivo la voce di Lisa e Daniele mi ha visto. Vi abbraccio, un buon anno a tutti gli ascoltatori, a voi, e tra poco sicuramente si sente la mia voce di nuovo. Vera, domani ti chiamo. Va benissimo. Proprio oggi, Vera. Va benissimo, sei sempre nel mio cuore come tutti gli altri. Ti chiamo anch'io domani, Vera. Va benissimo. Okay. Ma chiamano tutti. Okay. Chiamatemi tutti. Un saluto se caso mai stai in ascolto. Anche Marianna ti saluta. Marianna, Riccardo. A tutti quanti, un piccolo particolare per Samuel Vega. Ecco. Va bene, però per gli altri certamente non tolgo niente perché vi voglio bene. Ciao, buonanotte. Questa è una voce che ci mancava. Questa è una voce proprio che ci mancava. Comunque ci vi mancava, auguro veramente un bellissimo anno, ragazzi, e che questo anno diventa una bella cosa. Speriamo. Certo. Speriamo che non arrivino gli alieni. Ecco, ci manca solo manca quello. No, io ho un amico alieno. Ecco. Abbiamo anche, è quello che arriva dal pianeta lontano, no? Molto lontano, davvero, davvero. Molto lontano, quindi lo sento non molto spesso. Vabbè, va bene, vi lascio al programma. A voi ragazzi. Grazie. A chi gli alieni e a chi i Sasquatch. Un abbraccione. Un abbraccione grosso, enorme. E quindi, ciao, vale, ciao Vera. E quindi, tornando alla nostra lettera, è strano perché ci sono due persone, entrambe anonime, che guarda caso scrivono due lettere distinte, una indica Pacciani e l'altra indica l'amico di Pacciani. Che ne pensate di quest'altra lettera? Ma io tanto avrei una piccola domanda, che magari una cosa che non so io. Se non mi ricordo male, non vorrei ora anticipare le cose, ma l'autore di questa lettera era entrato in contatto con Pacciani nei primissimi anni Ottanta. Anche lui perché aspetta tutti questi anni per farsi vivo? Era vicino di casa di Pacciani, la casa di vacanze, nell'81-82 mi sembra che dica. Sì, allora... all'epoca dei fatti noi questo non lo sappiamo, perché sarà il dottor Giuttari a scovare l'anonimo scrivente, ma solo non vorrei dire 16 anni dopo, ma più o meno siamo lì. Ma e non ha mai fornito spiegazioni sul perché ha aspettato 3-4 anni e comunque un delitto all'anno prima di farsi vivo, se aveva questi sospetti? Voglio dire, che cosa è cambiato nella sua testa dall'82 all'85? Forse non ha maturato ancora l'idea di Pacciani, magari l'ha maturata nell'85. Sì, può essere. Diciamo che allora quando arriva questa lettera è anonima e
a quanto pare poi il dottor Giuttari una decina o 12 anni dopo la riconosce, riconosce la firma di... Allora la firma ci ha ricordato un'altra cosa, ma questo è un altro discorso. Noi abbiamo per buono l'interpretazione del dottor Giuttari, che quindi 10 anni dopo scopre chi ha scritto questa lettera. Ok. Ora, chi ha scritto questa lettera? Secondo quanto viene poi riportato in aula di tribunale, perché noi a questo ci dobbiamo affidare, questa persona, diciamo solamente il nome di battesimo, no? Perché è andato in aula e si chiama Floriano. Questo signore che è deceduto, aveva un figlio che è deceduto e... la cosa secondo me strana è che, come dire, che questo signore è nato alla Marina di Calenzano, che questo signore lavora in banca, che questo signore, la moglie di Vicchio, che l'amico di questo signore è di Firenze e che la moglie dell'amico di questo signore è di Vicchio, che sono coevi di Pacciani e che quindi molto probabilmente si conoscevano per questo, anche perché poi... ecco, ora chiaramente se erano vicini di casa a Sant'Anna, come tu giustamente dicevi, no? Perché dopo Cristiano dice, ma dopo Giuttari ci dice chi è, no? È possibile che dall'80 non si sono accorti di niente, a quanto pare no, ecco. Ora, ci sono altre cose che non si possono assolutamente dire su questa storia, e io mi limito a dirne una, che questo signore abitava in Via Lunga. Ora Via Lunga al 33 e adiacente a Via Lunga 46 e a Via delle Muricce. Cioè Via delle Muricce e dove lavorava la Pettini quando veniva seguita dall'uomo eccetera. Via Lunga 46 e dove aveva lo studio un altro degli indagati nella storia del mostro. Quindi forse questa persona non ci tiene a firmare nell'85 perché dice dopo scoprono che io sono nato alla Marina di Travalle, scoprono che abito in Via Lunga dove c'è la ditta della Pettini, che però poi ho preso la casa a Sant'Anna, dove a San Casciano avvengono i delitti, l'ultimo delitto, che sono di Vicchio, che mia moglie è di Vicchio, e qua non esco più. Io assomiglio a... E qui, e vabbè, e quella è più... e più dico, pronto? Tu assomiglia, cioè prova a immaginare se poi magari assomiglia anche a qualcosa di più concreto. E quindi giustamente Cristiano ci ha già portati avanti e ci ha raccontato che poi l'identità di questa persona viene svelata. Quindi al perché Pacciani viene tirato fuori, viene tirato in mezzo, è proprio questa lettera, no, a smuoverlo. Come abbiamo visto che la segnalazione anonima va a colpire il signor Sé e che la segnalazione invece della guardia giurata va a smuovere i vigilanti. Quindi sembrerebbe... Io qui mi permetto di dire questa cosa, sembrerebbe, no, che questi tre signori, di cui poi due addirittura vengono indagati, finiscono indagati su segnalazioni, una su una segnalazione anonima e l'altro su una segnalazione di una guardia giurata che si ricorda vagamente di 4 anni prima. L'altro non verrà iscritto nel registro degli indagati, nemmeno in quello delle persone informate sui fatti, perché insomma i carabinieri quando... Cioè dicono, vabbè, questo qui non fa molto, eccetera, no? Però, insomma, erano anni in cui di segnalazioni anonime l'85 ne arrivano parecchie. Ora, infatti, perdono, scusa, vale. No, pensavo tu avessi... No, finisci. No, dicevo, ora, noi abbiamo escusso solamente i tre anonimi principali. Per questa sera ne avremmo... Aspetta, io non ho detto nulla su questa lettera anonima. Certo, ne avremmo ancora 14. Ovviamente non è possibile perché... ci vorrebbe un...
A un certo punto bisogna anche un terzo, perché altrimenti non ce la si fa, però il professore voleva dirci qualcosa. Sì, volevo dire questo, che allora, chi ha scritto questa lettera è un gran furbone, perché sembra quasi mezzo ignorante, invece è una persona abbastanza acculturata. Però questa lettera per me è stata una grande sciagura per le indagini, come è stata una sciagura Stefano Mele nel 68. Questo veramente, se si fosse risparmiato di scrivere questa lettera, sarebbe stata una gran fortuna per le indagini. Certo, io ti posso scrivere una lettera anonima e tu poi mi vai a indagare su qualcuno, la colpa non è che è sua, non è la colpa delle indagini, ma pensare che le indagini su Pacciani siano partiti perché questo ha scritto una lettera del genere, nel senso, se non l'avesse scritto magari non sarebbe mai partito l'indagine su Pacciani, io sarebbe stata una benedizione. Sarebbe stato meglio se non l'avesse scritta mai. Magari oggi non avremmo nessun colpevole, ma almeno avremmo forse le idee un po' più chiare. Invece ora sono una gran confusione. Ovviamente io parlo da chi non crede assolutamente che Pacciani sia colpevole. Certo. Però io credo che a Pacciani ci sarebbero arrivati comunque. Perché allora, ma anche ora, le indagini, tu vai a indagare chi ha precedenti penali. Chi ha precedente penale per omicidio, e lui ce l'aveva. Quindi forse sarebbe arrivato a Pacciani anche senza quella lettera. E che omicidio, tra l'altro? Appunto. Certo. Facevi. È correttissimo, diciamo, non della fidanzata, perché Miranda Bulli si salvò in quella circostanza, anche perché non era il bersaglio, ma del povero Severino. Ma questo è un errore voluto da chi scrive. Chi scrive sa benissimo che non ha ucciso. Ah, tu dici che ci sta circuendo? Sì, certo. Ma quello non ti dice. Ti dice o non ti dice. L'importante è che tu vai su Pacciani, ti dice che è un tiratore scelta, secondo me non ha nessun, non lo sa se è un tiratore scelta, ma lo dice intanto. Perché? Forse davvero lui crede che questo sia il nostro difetto. Può darsi che l'anonimo crede davvero che Pacciani possa essere colpevole. Ma scusa, perché allora non dire è lui il mostro di Firenze? Non lo dice. È perché Di Vicchio, sono tutti Di Vicchio, non vuole essere implicato, però te lo scrivo in modo tale che te lo fa capire benissimo che potrebbe essere Pacciani. Mi pare strano quello che voglio dire, Emanuele, che hai bisogno di una lettera anonima per arrivare a Pacciani. Non avresti avuto bisogno di una lettera anonima. Tu dovevi indagare a 360 gradi, c'hai uno che ha commesso un omicidio. Io non l'avrei indagato comunque Pacciani, però insomma. Poi non solo, aveva anche un guardone che Pacciani, non so se ha mai avuto denunce o segnalazioni perché era un guardone Pacciani, non lo so. Dunque, negli anni dei fatti ti rispondo no. Successivamente poi sappiamo, no, che vanno tutti quanti, sono stati guardati da Pacciani. Ora noi non è che ce l'abbiamo con Pacciani, perché certo. Ecco perché ho detto che questo è un gran furbo. Dice, ha ammazzato la fidanzata, ma non sa benissimo che non è stata la fidanzata. È come se ti volesse dire che non lo conosce bene, alla fine si sbaglia, invece lo conosce benissimo. E anzi, un plauso a Giutteri, che è arrivata a, non so come abbia fatto, 16 anni dopo, insomma, molti anni dopo, ad arrivare a capire chi era questo anonimo. Ma questo anonimo poi l'ha detto che è stato lui, l'ha confessato, ha detto sì, certo. Certo. L'ha detto perché l'ha fatto. Ma sia lui che il suo amico Mario parlano a processo, e quindi potete andare sul sito Insufficienza di Prove e cercarvi la trascrizione. Ma processo Pacciani, quindi se non dico una bischerata siamo nel 94, 95, 96, quegli anni lì. I due amici, quindi Floriano e Mario, con le rispettive mogli, perché la casa a Sant'Anna l'hanno presa, diciamo, con un gruppo di amici, molti dei quali hanno delle radici su Vicchio, hanno preso questa casa proprio di fronte a quella di Pacciani, a Sant'Anna. Sant'Anna, che cos'è Sant'Anna? Sant'Anna, dunque, è sono due, quattro case, quattro edifici intorno a un'aia, in aperta campagna, proprio a due passi, siamo verso l'impruneta. È un
posto bruttino, ecco. Cioè, non è un luogo di vacanza dove mi immaginerei di trovare, che ne so, il Conte Corsini o il professor Scrivo, ecco. In ogni caso, comunque, scusami, questa lettera anonima lì per lì non ha sostituito indagini su Pacciani, perché quelli sono venuti dopo. Vanno a fargli una perquisizione. Va bene. Però, se non sbaglio, Pacciani nel processo dice che la perquisizione, la lettera arriva il 16, hai detto, giusto? Se, correggetemi se sto sbagliando, io vado a memoria. Ma la perquisizione l'avevano già fatta a casa di Pacciani, erano già, no, la perquisizione, ma erano già andati a cercarla. Perché Pacciani parla, mi sembra, nel delitto, lui si ricorda che subito dopo il delitto sono andati a casa sua. O sono andati a casa sua perché gli è arrivata la lettera anonima? Loro vanno a casa sua perché gli arriva la lettera anonima, questo ce lo dice il maresciallo Minoliti. Mm. Dice chiaramente. Noi andammo da Pacciani perché ci arrivò una lettera anonima con la quale non si indicava lui come mostro di Firenze, ma si sottoponeva comunque all'attenzione dei carabinieri un soggetto che aveva precedenti penali, come giustamente dicevi tu prima, e eccetera, eccetera. Ok. Ora, noi stiamo andando un po' lunghini. Ah, scusa, solo una cosa, scusa Emanuele, prima che mi scordi. Quando tu dici, giustamente, che queste tre persone sono comunque, anche se quello dietro di te non è mai entrato nelle indagini, attraverso una lettera anonima, ma è così che tante volte si risolvono i casi. Ti arriva una segnalazione e magari è quella giusta. Certo. Spesso succede. Anzi, se mai verrà risolto questo caso, può darsi che verrà risolto proprio perché non sarà certo lui a costituirsi, se sta certo, lì, o sarà qualcuno che si ricorderà qualcosa. Certo. Assolutamente. Io mi limito a esporre i fatti, poi a volte magari... A questo punto, siccome sono le 23:12, qui il gruppo degli anonimi interessanti da continuare a discutere è sicuramente ben fornito, però io forse a questo punto l'approfondimento relativo al quarto, perché mi sembra corposo, questi erano bazzecchi al confronto, lo salterei a pie pari. Pie pari. Mm. E quindi... E quindi Patron Bronzi. Buonasera signora. Sì? Senta signora, quando posso venire a trovarla? Ma con chi parlo? Con un amico. Chi è al telefono? Franco. Franco? Franco. Franco chi? Pronto? Sì? E mi dica. Franco chi? Eh? Con chi parlo, scusi? Franco, Franco. Franco chi? Pronto? Sì. Scusi, lei con chi desidera parlare innanzitutto? È con la signora. Con la signora quale? È la signora lei. Ma la signora lei chi? Lei, è lei che mi parla, scusi. Eh? Lei che mi parla. Scusi, lei con quale signora vuol parlare? Non lo so, guardi. Con quale signora vuol parlare? Ma se mi dice che posso venire a trovarla, glielo dico lì. Ma scusi, lei ha fatto un numero di telefono. A chi corrisponderà nella sua testa? Eh no, guardi, è un amico che me l'ha dato. Ma un amico di chi? Della signora, non lo so. No, scusi. E che gli devo dire, guardi, a questo punto si riattacca e buonanotte, non c'è più dialogo, ha capito? No, ma scusi, abbia pazienza, mi faccia capire bene la cosa. Lei vuole parlare con quale signora? Mamma, quella signora, è un ufficio codesto, signora? Cioè, un ufficio di che cosa? Ma allora sarà una casa, no? È una casa quella lì? Dove sta telefonando lei è una casa. Con chi signora vuole parlare lei? No, senta, io la sto salutando, perché riattaccare in tal modo non è educato. Si vede che c'è uno sbaglio, signora.
C'è uno sbaglio per quale motivo? Lei cercava quale persona per quale motivo? Per andare a fare l'amore, signora. Per andare a fare l'amore? Ma scusi, chi gliel'ha dato questo numero di telefono? Un amico che capita lì, dalla signora, questo numero. Un amico che capita dalla signora dove? A casa sua. E chi è questo suo amico? Il nome anche di lui vuole? Cioè, vuole il nome di lui? Sì, voglio il nome dell'amico. Mario. Mario. Mario chi? Mario, oh, signora, ma che gli devo dire? Via. La mi riattacchi prima lei, se no sono maleducato a riattaccare prima io, via. No, ma io vorrei sapere bene questa storia. Chi gliel'ha dato? Chi è questo Mario? È un amico che capita lì, signora. Allora, non l'ha capito? No, non l'ho capito. Ecco, allora, la mi riattacchi prima lei, se no sono troppo maleducato. No, no, non si preoccupi, non ho problemi di questo tipo. Vorrei capire bene chi è questo Mario che gli ha dato questo numero di telefono. È un signore che capita lì da loro e che gli devo dire? Ma chi capita qui? Eh sì! E dove e quando è capitato qui? Ma non lo so dire, ma che gli devo dire? Ma non lo so dire se mi è capitato oggi, ieri o 5 anni fa, non lo so. Ma lei come si chiama? Gliel'ho già detto. No, non me l'ha detto. Lei ha detto, io sono un amico di Mario. Franco, gliel'ho detto, Gianfranco. E di cognome come si chiama? Io? Sì. Taddei. Taddei, eh? Sì. Taddei, ho capito. Io penso che forse lei abbia sbagliato numero. Può darsi, signora. Ho la sensazione sia proprio così. E allora senta, signora, io la saluto e mi scuso tanto, D'accordo. Arrivederci, signora. Arrivederci. Tanto saluto. Prego. Ecco, quella che il patron ci ha fatto ascoltare è ovviamente la telefonata che c'è stata, che è stata fatta sull'utenza personale della dottoressa Silvia Della Monica il giorno lunedì 23 settembre 1985 alle ore 17:03. La telefonata è durata circa 5 minuti. Ovviamente noi abbiamo la bobina perché il telefono del magistrato fu messo sotto controllo subito dopo l'invio del feticcio. Ovviamente dobbiamo dire che le voci che abbiamo ascoltato non erano quelle della dottoressa Della Monica e del presunto telefonista Gianfranco Taddei, ma sono quelle di due nostri collaboratori che hanno prestato le loro voci. Però il testo è fedelissimo, quindi viene riprodotto il dialogo. A questo punto io faccio la domanda a Cristiano. Cristiano, ma questo Gianfranco Taddei si chiama veramente Gianfranco Taddei oppure no? Ma ci sono un sacco di cose da dire su questa cosa, ma rispondo prima a questa cosa qua, a questa domanda. Secondo me Gianfranco sì, per l'insistenza del Franco iniziale. Sicuramente Taddei no, direi, come farebbe un pochettino chiunque, diciamo, può dare il nome, ma non il cognome. Però la familiarità con cui lui usa Franco e poi dice il nome per intero Gianfranco mi fa supporre che possa essere effettivamente il suo vero nome. Non certo. Credo che sia stato così ingenuo da dare anche il suo vero cognome, ingenuo comunque ovviamente a seconda delle sue intenzioni, ecco, questo poi è tutto da appurare. Io volevo fare, se posso, due osservazioni certo. Su questa cosa. Innanzitutto credo che una cosa che si può escludere felicemente da questo episodio è la classico intervento del mitomane o del burlone a seguito di un evento, di uno scoop, di un evento importante come può essere quello della lettera, perché le date non coincidono, nel senso che questa telefonata anticipa di 3 giorni la comunicazione pubblica della lettera.
quindi non è impensabile pensare alla reazione emotiva per cui che scatena sempre i pazzerelli e queste. Quindi sicuramente possiamo pensare forse lucidamente che si tratti di, a mio Dio, pensare a una coincidenza che lo escluderei, forse di comunque una telefonata mirata, effettivamente mirata, effettivamente in qualche modo voluta, ecco. Sulle intenzioni poi chiaramente è tutto da vedere. Quello che vorrei, che non so, è che secondo me potrebbe anche essere importante, so che l'utenza era intestata al marito della dottoressa. Esatto. Però ciò detto, era comunque un numero riservato o era sull'elenco? Perché chiaramente non era sull'elenco. No. Non era sull'elenco. Non questo possiamo ovviamente rivelare il numero di un magistrato. Questo già chiaramente restringe il campo, restringe abbastanza il campo, ecco, perché chiaramente un numero pubblico può essere, basta sapere appunto chi è il marito della dottoressa, i vicini di casa, conoscenti, colleghi. In questo caso direi che il campo è molto più ristretto. D'altronde certo. Mi fa anche pensare che sicuramente è difficile che la cosa venisse dall'interno dell'ambiente della dottoressa Della Monica, visto che si sapeva che il suo telefono era sotto controllo. Sono un po' di osservazioni sparse così, ecco. Certo. Professore, lei vuole, tu vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io invece penso che fosse una telefonata velenosa, non credo proprio che sia il mostro che telefono. Per me, no, io, anche se il telefono è sotto controllo, sono convinto che chi ha telefonato sia qualcuno che conosce benissimo la Della, non lui personalmente, magari. Io vedo all'interno invece dell'ambiente della Monica. Anche se non è uscito ufficialmente ancora sui giornali, però procura lo sanno che è arrivata la lettera alla Della Monica. Per me è una cattiveria fatta nei suoi confronti. Però la Della Monica nella telefonata fa il magistrato, cerca di capire, infatti tiene l'interlocutore abbastanza a lungo sul telefono, vuole sapere soprattutto chi gli ha dato il numero. È ovvio che quello non glielo dirà mai. Quindi credo che la Della Monica cerchi di capire con chi ha a che fare. Non penso che in quel momento stesse pensando al mostro. Proprio perché il suo è un numero riservato, vuole sapere dall'interlocutore come ha fatto. Sa benissimo che questo, secondo me, la Della Monica, sa benissimo che questo, è una telefonata strana. Io credo che se ne renda conto benissimo. E non so se ha già pensato non a qualcuno di più in particolare, ma che potesse arrivare dal suo ambiente, ecco, non so come definire, non da collaborazione, insomma dalla procura, ecco, oppure da persone vicine alla procura. Credo che la Monica si sia reso conto di questo. Non penso che abbia pensato al mosso, poi non lo so, perché non so il proseguo, non so se si è terrorizzata, se non si è terrorizzata, se si è arrabbiata, se ha capito che comunque questo assassino non poteva mai sapere il suo numero di telefono, perché come faceva a sapere? Come faceva l'assassino a sapere il suo numero di telefono? Ma se lavora la SIP? Ma non so se... se lavora la SIP, però forse il numero di un magistrato non è neanche la SIP. È in cabina. In cabina cosa? Cioè questo chiama da una cabina telefonica? No, scusami. Nella l'ho chiamata in maniera impropria, diciamo nella cassetta di derivazione in strada. Bene, quando lei ha le informazioni che le interessano, cioè chi ha chiamato, come ti chiami, è lei che abbandona, dice guardi, lei deve aver sbagliato numero, perché a quel punto forse non interessa più alla Della Monica continuare questa conversazione. Le informazioni che voleva le ha avute, cioè questo chiama perché qualcuno gli ha dato il numero. Io non credo che la Della Monica ci abbia, insomma, abbia creduto mai a questa telefonata. Non lo so. Quindi che cosa pensi, Vale, che sia... Penso sia una telefonata velenosa fatta da qualche... È una cattiveria nei suoi confronti. Una provocazione. Eh? È una provocazione. Io come donna la vivrei come una provocazione. Ma un magistrato, non una donna.
In questo caso è fatta al magistrato. Però c'è riferimento al fare l'amore. E quindi io lo vivrei anche come donna, non solo come magistrato. Hai ragione, sì, sì. No, fare l'amore. Hai ragione. Da un certo punto di vista sembra un po' la versione, diciamo, da adulti di quelle cose che si leggono nei lupanari, no? Voglio dire, se volete, telefonate a... Voglio dire, anche perché la malizia sembra più da parte di Mario che da parte di Franco, no? Diciamo, come se Mario avesse dato a questo grullo il lume dicendogli che è una casa di appuntamento, voglio dire, no? Quindi è un po', a me ricorda un po' questo, comunque sicuramente una telefonata di insulto sostanzialmente. Esatto, però bisogna capire, ora, se si analizza bene la telefonata, se chi chiama sa che quella è la bella Monica, perché anche quello ci gira attorno. Non va direttamente, però mi dà l'impressione che chi chiama sa che quella era della moglie. Però quello è anche un po' l'atteggiamento di uno che chiama una casa, cioè gli danno un numero, non è che dice ah pronto, è la casa chiusa, ci gira un po' intorno perché magari appunto non sa come gestire la cosa, magari pensa che dall'altra parte stiano tergiversando per sapere le intenzioni, cioè c'è tutto un po' un gioco di sospetti forse. Secondo me che... Vi devo aggiungere un particolare per aiutarvi, che tentano di intercettare il numero, ma non riescono. E la motivazione? È perché la telefonata proviene da fuori Firenze. Ma si sa se è da fuori comune o fuori provincia? Vuol dire che la telefonata davanti, che all'epoca si metteva il prefisso, chi ha fatto quella telefonata ha composto il prefisso. Quindi era un'intera urbana. Ok. Quindi, paradossalmente, no? Se io chiamo, dobbiamo immaginare che questa persona magari era a Pisa. No, chiedevo appunto sulle distanze, perché uno che vuole andare comunque a una casa di appuntamenti, se abita a Firenze non chiama Roma, o almeno poi non so, cioè magari chiama un posto un po' più vicino. Certo, io mi permetto di sottolineare il fatto che la telefonata arrivi il lunedì alle 17.03. Ora, io non ho esperienza di case di appuntamenti, però così, immaginerei che magari si vada al sabato sera, al venerdì sera, ecco. Non a lunedì pomeriggio, però ma non è detto che chiami la casa appuntamento, forse chiama la casa di una prostituta, quindi potrebbe essere teoricamente pronta a qualsiasi ora. Ho capito, tu quindi dici praticamente già il lunedì pomeriggio. Io invece cercherei di ricostruire, ora io non ce l'ho sotto la telefonata, per cercare di capire appunto se l'interlocutore sa benissimo con chi sta parlando. Quindi c'è un gioco delle parti fra loro due. Perché questo sta attento anche lui. Non mi sembra che sia prudente anche lui. Io ho l'impressione che sappia benissimo che sta chiamando la terra. E quindi, visto che siamo in chiusura, Vale, a bruciapelo, perché chiama? Chiama, secondo me, ripeto, o chiama perché la vuole spaventare, o chiama perché ha le sue inimicizie all'interno della procura, anche lei, non lo so. Io lo vedo come una, come devo dire, una cattiveria nata nel suo stesso ambiente. Una cattiveria. Secondo te, Elisa, perché la chiama? Trovo strano. Scusami. Trovo strano che questa benedetta della Monica, questa povera donna, quel mese, quei giorni, riceve una telefonata, una lettera anonima da parte del mostro di Firenze e poi anche una telefonata anonima. O sono davvero la stessa persona, ma se sono la stessa persona devo pensare che questo... Perché non glielo dice chiaramente? Perché non la spaventa? Non la spaventa. Sembra più una presa in giro, ma non la sta spaventando. A me non è una presa in giro. Però voi c'è la registrazione di questa telefonata? Esiste ancora? Esiste ancora. Non volete sapere chi è Gianfranco Taddei, vero? Come no?
No, si sa. Non volete sapere perché sono le 23:30 e adesso sto arrivando. Già, che mi trovo lo so che lo sai già. Lo so che lo sai già. Infatti, anche questo, o è un caso che davvero esiste un Gianfranco Taddei, però quanti Gianfranco Taddei esistono in Italia, ci sono nella provincia di Firenze, in tutta la Toscana. Semmai questo potrebbe essere. In tutta Italia sono tre, in provincia di Firenze sono uno, e uno in provincia di, diciamo, in Emilia Romagna. Vedi, prima dice Gianfranco, poi dice, prima dice Franco, poi dice Gianfranco, poi dice proprio Taddei. Presumo che siano andati da questo poveraccio a chiedergli spiegazioni, presumo. Aveva una ferramenta, se può essere utile. No, forse non sapere se sono andati a cercarlo. E questo non lo sappiamo. Allora non sappiamo se era veramente lui, nessuno è andato a chiederglielo. Noi siamo risaliti a questi tre soggetti. Uno di questi tre soggetti era di Firenze. Uno aveva una ferramenta fuori dall'Emilia, in Emilia Romagna, e l'altro non era in età per fare queste cose. Comunque dalla trascrizione, bene o male, mi sembra che si capisca che comunque sia un toscano questo picchiano. E qui ci vorrebbe Dante Alighieri per dirci se no, era stata lavata in Arno. Tipicamente toscane. Ma, magari un bravo attore può anche camuffare la voce e darsi un finto accento, no? Lui non è toscana però, giusto? No, è campana. Ma il marito è registrato o non si sa? Il marito è un funzionario del Ministero dell'Interno. Okay. Ecco perché il numero non è in elenco. E questo telefonato in quale casa arriva, se si sa questo? Questo lo possiamo dire senza dare ovviamente l'indirizzo di un magistrato, arriva nella casa fiorentina, non arriva nella casa di vacanza, come a volte è stato detto. Esatto, proprio. Arriva nella casa fiorentina. Insomma, il sospetto, Emanuele, che un numero privato di un magistrato, di un funzionario del Ministero dell'Interno non può essere dato a caso, e mi pare strano che uno sbagli il numero di telefono, e potrebbe anche accadere, no? Sbagli il numero, un 3 al posto di un 4 e vai a chiamare della moglie. Però avrebbe potuto fare un'indagine, vedere se, a parte che non credo che ci fossero case d'appuntamento perché erano vietate, quindi non esistevano case d'appuntamento. A parte quella di via Fiume. Sì, ma sono case clandestine, non è che sono case comunque illegali. Certo, per vedere se le aveva già chiuse. Sì, confrontare dei numeri di terreno per vedere se in qualche modo corrispondevano, ma non credo che l'abbiano neanche fatto. Bisognava chiedere a un frequentatore di case d'appuntamento allora questo... La polizia non li conosce, gli inquirenti non sanno questi numeri, li sanno benissimo. I numeri dei frequentatori o i numeri delle case? I numeri delle case. Ah, addirittura. Non esisteva un buon costume. Non hanno un controllo del territorio. Secondo me ce l'hanno benissimo. Teoricamente sì. Considerando anche che in quegli anni forse eravamo ancora più controllati di oggi, perché eravamo sempre in epoca di terrorismo ancora. Certo, ricordiamo che da lì a qualche mese il sindaco di Firenze cadrà vittima delle Brigate Rosse. Quindi il controllo sul territorio ce l'avevano. Oddio, ti potrei anche dire che se il povero sindaco è stato... Vuol dire che tanto controllo non ce l'avevano. Se c'erano i rapimenti a ogni apertura di finestra, tanto controllo non c'era. Forse non funzionava, però vabbè, comunque hai ragione.
quanti anonimi sono rimasti fuori? Tanti. 74. 74, ma lo dici per dire? No, no, sono in tutto 74. Noi abbiamo fatto una cernita, abbiamo preso quelli un po' più interessanti. In tutta la storia, però. No, nell'85. Solo nell'85. Però ne abbiamo preso quelli più interessanti. Cioè, non abbiamo preso l'anonimo che ha scritto la lettera è mio cugino, no? Il mostro è mio cugino. Abbiamo preso quelli che in qualche modo ci sembravano pertinenti e ne abbiamo tralasciati alcuni. Ora noi siamo. È quello più interessante di stasera. Certo. Io lo recupererei in qualche modo. E lo dovremmo recuperare. Va detto poi, parlando di anonimi, che ci sono poi tutta un'altra serie di eventi che in qualche modo si rifanno al vestito dell'anonimo, e in particolar modo abbiamo quelle che citavi tu prima, Valerio, cioè le tre lettere anonime, anche quelle, con tanto di cartuccia calibro 22 long rifle e articolo di giornale con la famosa frase "ve ne basta una testa", che tra il primo e il 3 o il 5 di ottobre, adesso se non mi inganna, verranno recapitate ai tre magistrati. La cosa interessante è che però l'articolo di giornale non è una fotocopia, ma è un ritaglio originale a quanto pare. Quindi vorrebbe dire che questa persona si è presa la briga di comprare tre giornali. Le prime due poi le manda per posta a Canestre e a Fleury. L'ultima invece, se non... Mi sembra che a Vigna sia tassata e che le altre due sia a mano, però potrei sbagliarmi. O forse è il contrario, poi verificheremo nella... Ne parleremo comunque in una prossima puntata, in cui ci occuperemo delle parole del mostro, perché il mostro in fin dei conti parlava col ferro e col sangue. Io direi che per questa sera è tutto. Concluderei a questo punto la triquadrilogia sugli anonimi dei delitti del mostro di Firenze, ricordando però che noi torneremo a parlare di mostro di Firenze l'11 di febbraio, e lo faremo ovviamente con, visto che siamo in tema Sanremo, in tema San Valentino, un tema un po' più, dei toni un po' più morbidi, ecco. Mentre giovedì prossimo, il 4 di febbraio, parleremo di un altro grande tema che però per il momento non vi diciamo, perché ve lo dirà Valerio quando deciderà di dirlo. Abbiamo altre puntate tematiche in cantiere sul mostro, e quindi se Cristiano, Lisa ci vorranno venire a trovare di nuovo, potremo affrontare con loro queste puntate che sono diciamo documentaristiche, ma al tempo stesso anche di logica e di ragionamento, di spunto. Io spero che la puntata vi sia piaciuta, che abbiate trovato interessanti gli spunti, e ad ogni buon pro. Grazie a tutti, grazie a Lisa Sequi, grazie a Cristiano De Micheli e grazie a Valerio Scrivo. Daniele, maestà, io a questo punto da Milano... Maestà. Come? Maestà, ora mi sembra esagerato, ma comunque va bene uguale. Via. Vabbè, sua maestà. Sua maestà. Sire, a questo punto noi le ridiamo la linea, da Milano è tutto, ci teniamo la nebbia e... E noi qui fra poco ci teniamo l'acqua, perché dovrebbe piovere a breve. Ai ai. E vabbè. Vera è sempre lì? Eh? Vera è sempre con voi? No, no, è passata di qua mentre stava andando a casa. Ah, ho capito. Cioè, passava a fare un saluto e via. E grazie a tutti, è stata veramente una splendida trasmissione, complimenti. E a giovedì prossimo con non sappiamo che cosa per il momento. Però lo sapremo a breve, via. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Grazie mille. Daniele. Ciao Lisa, grazie. Ciao Emanuele, ciao Savere. Sì, Savere, buonanotte. Va bene uguale. Ciao Valerio, ciao Valerione. Ciao. Ciao.